Un allarme bomba è scattato questo pomeriggio 14 ottobre al Museo del Louvre, che è stato subito chiuso per motivi di sicurezza. Secondo quanto comunicato dalla direzione del museo, la chiusura è dovuta prevalentemente a misure di verifica in relazione all'innalzamento del piano a livello di emergenza di attentati dopo l'attentato che ha provocato la morte di un professore ieri ad Arras, nel nord della Francia. Secondo quanto riferito da un portavoce del museo, il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per la struttura e i suoi visitatori. Abbiamo scelto, nell'attuale contesto nazionale d'emergenza, di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali, ha aggiunto. La Francia è entrata venerdì sera in allerta attacco d'emergenza dopo l'assassinio dell'insegnante Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane davanti alla scuola media e ad Arras, un atto definito terrorismo islamico dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L'Eliseo ha quindi annunciato il dispiegamento di 7.000 soldati nel territorio. Intanto la Francia prova a correre ai ripari ieri durante un vertice di sicurezza presieduto da Macron. Convocato subito dopo l'attacco ad Arras, il ministro della giustizia francese ha annunciato in Parlamento che d'ora in poi chiunque loderà Hamas e l'Isciad islamica e in pubblico sarà condannato a 5 anni di carcere.